Venghino, signori, venghino, buongiorno e ben ritrovati a Linea Diretta. Dunque, non si parla d'altro chiaramente del tanto atteso Job Act da una parte, ma comunque i provvedimenti che riguardano il mondo del lavoro, la scuola, il rilancio di questo paese, la diminuzione delle tasse, l'aumento dall'altra, soprattutto per quanto riguarda le rendite finanziarie mai toccate, sono, sapete, negli ultimi tempi in maniera seria. È la volta buona, chissà se è davvero così. 1000 euro in più in busta paga, il titolo che abbiamo scelto per questo approfondimento di Linea Diretta, per andare a commentare un po' tutto quello che ci ha annunciato ieri il Premier Matteo Renzi. Cominciamo dalla cosa più eclatante, chiaramente: i 1000 euro in più in busta paga nell'arco di un anno a chi guadagna fino a 1500 euro netti ogni mese. Poi, quindi, insomma, un tesoretto di 10 miliardi di taglio che va a favore di 10 milioni di persone. Questo, ecco, riepilogo. Poi abbiamo detto l'aumento della tassazione dal 20 al 26% per le rendite finanziarie, viene toccata anche l'IRAP, quindi un contentino un po' anche alle imprese, e così. Poi 3,5 miliardi per il mondo della scuola, insomma tante cose che cercheremo di riepilogare. Primo commento: chissà se ha fatto bene ad annunciarle tutte insieme così, Matteo Renzi invece avrebbe dovuto snocciolarle una dietro l'altra, però ha scelto di confondere un po' le idee forse di tutti, ma le ha annunciate. Allora, 0422 427 907 per commentare insieme oggi quello che fino adesso abbiamo capito. Sappiate soltanto che la BCE ha criticato intanto, mentre c'è arrivato il favore dei sindacati dopo le polemiche dei giorni precedenti, la Camusso e via dicendo, insomma è andato ad agire sull'IRPEF, quindi sulle persone più che sulle aziende, anche se in parte alle PMI ha favorito qualcosa, anche sul campo dell'energia, poi vedremo. Ma la critica arriva adesso dalla Banca Centrale Europea, che dice che non c'è nessun progresso sulla riduzione del deficit. Insomma, questo primo commento tra i tanti di questa mattinata. Allora, vi presento gli ospiti con cui commenteremo oggi tutto questo. Cominciamo da Mirko Castellari di Confartigianato Treviso. Buongiorno, buongiorno Mirko. E buongiorno Paolo Dalbò, imprenditore. Domenico Dalbò. Domenico Dalbò, le chiedo scusa, Domenico Dalbò. Allora, le volevo chiedere una cosa subito, Dalbò, cominciando da lei. Il giudizio che dà di questa mossa annunciata da Renzi, che cosa dice? Sì, Renzi è stato molto bravo, aveva due opzioni. Una di agire sull'IRPEF e una agire sull'IRAP. Che è stata la polemica dei giorni precedenti. E ha scelto i consumi rispetto allo sviluppo e ai posti di lavoro. Per noi, che facciamo parte dell'industria, era più opportuno agire sui posti di lavoro e nel PIL. Si è cercato invece di agire sull'IRAP anche in vista delle prossime elezioni europee, quindi anche una volta. Beh, lo ha detto molto chiaramente, non sperava di far partire subito l'aumento, diciamo, in busta paga dal primo aprile, però così lo avrebbero visto prima del 25 maggio, quando si andrà al voto. Però questo, quindi, è positivo che ci sia questo movimento, però niente di nuovo per le aziende, per l'economia, perché anche il Job Act, parliamo sempre di dipendenti a reddito fisso, e non parliamo di dipendenti o di partita IVA, quindi lavoratori liberi professionisti, cioè i lavoratori a partita IVA ci siamo dimenticati. Quindi questo governo fino adesso cosa ha lasciato fuori? Il mondo delle imprese e delle partite IVA, cioè si è concentrato su il mondo dei lavoratori dipendenti. Questa è, diciamo, una visione di un imprenditore, però è anche vero che forse è la cosa più efficace, no, in questo momento, quindi agire sulle persone, agire sui soldi in busta paga degli italiani, questo. Perché sì, poi mi interessa un'altra cosa, che il Job Act si discuterà più profonditamente, quindi gli interventi per il mondo del lavoro, in un disegno di legge, quindi insomma avrà un iter un po' più lungo, però c'è quello legato ai contratti che diventano, ci sono più contratti flessibili con una durata fino a 36 mesi, niente penale, cioè che era un po' il gioco che si faceva una volta, no? Per, invece di essere costretti poi ad assumere un lavoratore a tempo determinato, lo si faceva scadere un mese prima, per essere chiari, no? E si prendeva un'altra persona invece di essere poi costretti all'assunzione. Da questo punto di vista, che cosa legge? Leggo che abbiamo 3 milioni e 600 mila disoccupati e che dobbiamo trovare una soluzione, e non lo facciamo con i tecnicismi, lo facciamo se riusciamo a far partire le imprese. Quindi
il focus sono le imprese. Come facciamo a diminuire il costo del lavoro e essere competitivi? Abbiamo le energie, siamo in Europa, però paghiamo di più le energie, abbiamo una burocrazia enorme, abbiamo un progetto fatto dal governo, quello che è stato presentato a dicembre, di programmazione 2014-2017, dove sono 87 miliardi di nuove tasse e 47 miliardi di nuova spesa pubblica. Dicono, ma c'è il debito pubblico, è un problema, ma se è un problema dobbiamo fermarlo, cresce tutti i giorni, quando ci mettiamo le mani? Adesso sarà tra l'altro appunto il momento in cui tutti andranno a commentare quello che ha annunciato Renzi, che per andare un po' più nel dettaglio, capire, perché poi al di là delle tante slide, no, di quello che lui ha fatto vedere e detto, bisogna entrare più nel meccanismo di questo intervento possibile o meno. Casteller, cosa dice lei? Beh, io non posso che essere d'accordo con Renzi, quantomeno per una continuità generazionale. Voglio dire, poi sulle misure, sul metodo, è un modo nuovo di far politica, ho la sensazione che sia molto più veloce rispetto al passato, dobbiamo però avere la capacità oggi di capire quanto di quelle proposte, di quegli slogan, diventeranno poi realtà nella concretezza del mercato da parte delle imprese. Anch'io, come diceva prima Domenico Dalbò, qualche perplessità nella ricerca delle risorse le avremo. In primis, l'aspetto relativo a una scelta molto precisa sull'IRPEF. Noi avremmo preferito molto chiaramente, cioè se un dibattito stomachevole sulle coperture c'erano o non c'erano, invece lui ha detto non sono mai state in dubbio, le coperture ci sono. Quindi stiamo accelerando i tempi, ma ne abbiamo bisogno, non abbiamo più tempo da perdere, su questi non ci sono dubbi, però le scelte devono essere fatte con la concretezza della realizzazione. Scegliere l'IRPEF vuol dire dare la possibilità di avere maggiori entrate da parte di dipendenti in busta paga. Mi deve dimostrare che le maggiori entrate poi rilanciano l'economia. Io ho la sensazione, lo vediamo nei dati dei nostri consorzi fidi, che nel momento in cui un'impresa ha liquidità la utilizza per consolido, per coprire i debiti. Quindi la sensazione che abbiamo è che quelle maggiori disponibilità di 1000 euro l'anno probabilmente andranno a riserva per la gestione quotidiana, ma non creeranno nuova economia. Ecco, questo è il dramma centrale. Questo è il dramma. Siete convinti, perché invece Matteo Renzi lo ha più o meno dato per scontato, cioè quei soldi andranno a comprare l'astuccio, ricordate, se no forse qualche giorno fa lo aveva detto in altre interviste. Cioè l'italiano andrà a comprare l'astuccio, andrà a comprare, a pagare una bolletta che magari è ancora in sospeso, andrà a investirli quei soldi in più. Perché voi dite che potrebbe non essere così? No, perché serve per le spese, sono d'accordo, ma quelle spese lì non mi crea posti di lavoro. Cioè se io agisco direttamente, sì, fa girare l'economia, ma può far girare l'economia anche dei non posti di lavoro italiani. Se invece agisco solo sulle aziende italiane, su determinati meccanismi, faccio girare le aziende italiane. Io posso anche prendere prodotti che non sono mica italiani, posso prendere qualsiasi prodotto. Certo, se poi si va a comprare qualcosa che arriva da altri paesi. Da altri paesi non fa girare. Vabbè, però vado a comprare dei commercianti italiani, no? Non fa girare posti di lavoro. È così, Casteller, quindi voi siete veramente scettici su questo. Io le do due dati che penso che questo poi siano i dati dell'economia reale. Noi abbiamo i fatturati delle imprese di costruzioni che oggi sono in calo del 65%. Quindi tutto l'indotto costruzioni ormai è praticamente stabilmente fermo da un anno e mezzo. Bene, e se facciamo questo mega piano per sistemare le scuole, toglierle dal vincolo del patto di stabilità, una scuola per città, una scuola per sindaco, è un grande piano di convento? È sicuramente una grande proposta, una grande opportunità, che deve però poi correlarsi con gli svincoli, svincolando il patto di stabilità a livello territoriale. Esatto. Io faccio alcuni esempi. La media degli avanzi di gestione in provincia di Treviso da parte dei comuni è 870.000 euro. La media degli avanzi. Quindi basterebbe liberare il saldo attivo in termini di bilancio dei singoli comuni per avviare un'economia solo in provincia di Treviso oltre i 70 milioni di euro. In provincia di Treviso. Salvo poi avere l'invenduto che è stimato in provincia di Treviso per 3 miliardi e mezzo di euro nel
reparti immobiliari. Quindi voi immaginate, lasciando solamente che l'economia nel territorio continui nella normalità senza vincoli di burocrazia su scala nazionale, noi avremmo già attivato solo a Treviso 70 milioni di euro potenziali di costruzioni. Quindi voglio dire, il provvedimento nazionale, che è un bel provvedimento di sensibilizzazione per il lancio dell'edilizia a livello territoriale con le singole scuole, potrebbe trovare maggiore realizzazione dando la possibilità ai singoli sindaci dei singoli comuni di svincolare un 10% del patto di stabilità. Bene, vi dico un'altra cosa, poi che avevano ricordato ieri, vediamo di analizzare un po' punto per punto quello che possiamo leggere. Allora, 68 miliardi, che sono quelle poi dello sblocco reale, definitivo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Renzi ha annunciato lo sblocco immediato e totale dei debiti della pubblica amministrazione, oltre ai 22 miliardi, ricorderete, già pagati, altri 68 che pagheremo entro luglio, ha detto Matteo Renzi. Il governo ha dato via libera ad un disegno di legge che sarà poi seguito da un decreto. Bene? Va benissimo, è importante sapere quando arrivano. Perché, quelli precedenti perché, l'avete visti? Perché lo sblocco, dire che lo sblocco entro luglio, però bisogna capire quando arrivano. Quelli precedenti l'avete visti? Cioè, perché poi questa è la curiosità. Alcuni sì, alcune, in alcune regioni sì, in alcune regioni no. Qui? Qui alcuni sì, alcuni no. Casteller? Poi abbiamo la telefonata, perché poi è interessante capire cosa hanno capito i veneti di questa cosa. I tempi di pagamento sono importantissimi. La media pubblica amministrazione supera i 190 giorni, 200 giorni, quindi voi potete immaginare come, al di là delle risorse, si rischia di dare le risorse nel momento in cui l'impresa non esiste più. Esatto. Cioè, intanto rischia fallimento. E quindi quando io dicevo all'inizio che il metodo Renzi è un metodo innovativo nei tempi, mi riferisco proprio a questo, potrà fare scelte sbagliate, ma le deve fare velocemente. Ha colpito molto una cosa a proposito di questo, il fatto che lui ha detto, ragazzi, se non avessimo più il Senato in questo momento avremmo già una legge elettorale nuova, no? Certo. Ma secondo voi riuscirà a rispettare i tempi così cadenzati, fisco, poi pubblica amministrazione, poi insomma mese per mese, come aveva definito, ci arriviamo tra poco. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Con chi parliamo e da dove? Allora, io sono Gian Pietro da Castelfranco. Prego, Gian Pietro. Volevo solo chiedere una cosa. Qui si parla, è una bellissima iniziativa quella che ha fatto il presidente Renzi, di dare questo contributo in più in busta paga per chi guadagna 1.500 euro. Fino a 1.500, sì. Fino a 1.500. Il problema è che nessuno parla mai di chi non guadagna quella cifra. Cioè io per esempio vivo di invalidità con 275 euro al mese, ho 51 anni, non lavoro da 5 anni e la mia assistente sociale mi procura solo qualche stage di 4-5 mesi pagati dalla regione a 250 euro al mese. Senza contributi, malattie, eccetera. Praticamente, fatto le somme, io vivo con 500 euro al mese e pago un affitto di 3,80. Ditemi perché nessuno, appunto, tiene incontro a queste persone, cioè non si fa qualcosa per aumentare un introito, qualcosa, cioè è allucinante, insomma. Chi è che prende 1.500 euro al mese? Cioè ben venga, insomma, per la mobilità. Ma però Gian Pietro è fino a 1.500 euro al mese, sì, cioè tutte... Siamo sul lavoro dipendente. Però io non avevo... Lavoro dipendente. Certo. Grazie Gian Pietro, grazie, continua a seguirci, poi se ci sono altre domande ascolteremo altre telefonate. Dopo cosa dicevo? Sì, buongiorno. È sul lavoro dipendente, quindi quando le dicevo che un governo caratterizzato, che era caratterizzato sul lavoro dipendente, siamo dimenticati delle aziende, delle partite IVA e di tutti quelli che sono lavori dipendenti. E quindi per esempio il caso di Gian Pietro, caso di Gian Pietro non si va ad incidere. Certo. Però c'erano le risorse, allora visto che di questo stiamo parlando e Renzi ha spiegato come andare a reperirle anche per aiutare liberi professionisti o no? Partite IVA? No, ha fatto, vediamo le norme attuative del 10% dell'IRAP, tieni conto che un'azienda artigiana paga circa 20.000 euro, 22.000 euro di IRAP e quindi ha un effetto di 2.000 euro su un fatturato di 70, 80, 100.000 euro. Poca cosa dice? Pochissimo, cioè.
E c'è soprattutto. Cioè, voi ci state dicendo, adesso che sta la sentiamo anche lei, che questo intervento che Renzi ha pensato per un'azienda media, chiamiamo così, che ha un fatturato di 70-80 mila euro, sì, giusto, all'anno, sì, il vantaggio è di appena 2.000. Sì, scarsi. E l'energia non agisce anche sull'energia poi? Energia vediamo come, perché abbiamo solo delle annunciazioni, vediamo come. Castellar che dice? Sono queste le cifre? Confermo, però dobbiamo tenere presente che un'azienda di 80.000 euro di fatturato annuo è una, da noi la media solo nel settore edilizia è intorno ai 45-46.000 euro. Abbiamo avuto un calo negli ultimi due anni. Vuol dire 1.000 euro? Insomma, del 40. Cioè la metà, insomma, io, di vantaggio. Ha ragione quel signore che ha telefonato, ha detto chi pensa a chi guadagna meno di 1.500 euro? Allora, il 1.500 euro di valore a lavoro dipendente è cosa ben diversa dei 1.000 euro, 700 euro come prende chi ha un rischio di impresa. Le mie imprese hanno una media oggi di percepito al mensile sotto gli 800-900 euro, il 70% delle nostre imprese che sono ditte individuali e non hanno elementi di garanzia come la cassa integrazione, come quegli ammortizzatori sociali che esistono su scala nazionale. Ma qui il problema vero è un altro, se mi permettete. Il vero problema è che lo Stato negli ultimi anni ha decentrato sempre di più costi a livello territoriale. E quindi quel signore lì, a che cosa viene meno? Viene meno il welfare. Noi abbiamo un problema di welfare territoriale inesistente. Quando una famiglia deve pagare 350 euro al mese per l'asilo nido, una famiglia che percepisce sì o no 1.500 euro al mese, da lavoro dipendente o anche da rischio di impresa, non è in grado di sostenere. E tutto quello che ci sta alle spalle, le famiglie in Italia sono 25 milioni. Sono passate da 4,5 il nucleo a 2,5. Ci saranno più figli, no? Ma ci siamo chiesti, ma da 4,5 a 2,5 ci siamo chiesti per quale motivo? Perché vengono meno le sicurezze sociali. E allora la scelta che sta facendo il Presidente del Consiglio a livello nazionale, a mio avviso, è una scelta condivisibile, in primis nei tempi, però deve guardare assolutamente alla fase 2, cioè all'economia reale, all'economia delle nostre imprese, perché se non c'è sviluppo, se non c'è innovazione, non c'è prospettiva di crescita. E il dato è quello che diceva prima Domenico Dalbò, cioè noi abbiamo il debito pubblico che sta crescendo comunque. Attenzione, perché la produzione non è vero che è in calo netto in Italia, ci sono alcuni piccoli segnali di crescita, ma non servono più le stesse maestranze, certo. Non abbiamo una crescita occupazionale correlata alla crescita produttiva, meno persone. Servono meno persone, quindi si creeranno gli esuberi. Come gestiamo quegli esuberi? Quegli esuberi possono essere gestiti solo esclusivamente con un grande accordo nazionale. Non possono essere gestiti col posto di lavoro. Il lavoro, cioè, lei dice, allora lei dice, bene, adesso abbiamo guadagnato 80 euro in più al mese, ma quella persona rischia di perdere il posto di lavoro. Assolutamente sì. Cioè, questo è il dato, la fotografia in questo momento del paese, nel sistema, il microfono. Sì. Allora, sentiamo chi c'è a casa. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Con chi parliamo? Sergio D'Amestri. Prego, Sergio. Senta una cosa, a me sta bene che parliate di coloro che lavorano e possibilmente agevolati quel che è dovuto, ma bisognerebbe spendere qualche cosa anche per i buoni pensionati. Io vi voglio far presente un particolare che nessuno ne ha mai parlato in nessuna trasmissione: coloro che prendono la pensione da 500 a 600 euro al mese, lo sapete che cosa gli hanno dato di aumento? C'è qualcuno che lo sa? C'è qualcuno che lo sa lì? Cosa sono? 8 euro? 20 centesimi al giorno. È un insulto, con 20 centesimi non si compra neanche una caramella. 2, 4, 6 euro, sì. Sì, è un insulto alla miseria questo. Ci sono in Italia milioni e milioni di furbastri che sono integrati in 20 corpi dello Stato, corpi armati dello Stato, quelli sono milioni e milioni. Vivono facendo la vita di Michelaccio, mangiano, bevono e vanno a spasso, con l'alibi dello sport. Mi spiego? Sì. Quelli sono pagati come poliziotti, come carabinieri, come finanzieri. Hanno la pensione senza spendere una lira. Hanno i contributi figurativi e stipendiati. Ce ne sono a migliaia in Italia e poi piangono che mancano le forze, mancano gli elementi, manca la benzina. Cosa fanno queste migliaia? Fanno più. Sergio, le chiedo una cosa, Sergio, mi ascolti solo un secondo, ha sentito anche il lato, per esempio, il momento in cui ha annunciato un intervento sulle tante auto blu, ha detto... Sì, l'ho sentito. Che pensa al fatto che vadano all'asta le prime 100 dal 26 marzo? Sì, l'ho sentito, ma io ritornavo un attimino a questi signori che fanno sport,
ad esempio i finanzieri in montagna, quando fanno i finanzieri mai, sono sempre a sciare, sono tutti sciatori, tutti atleti. Vabbè, ma Sergio, rappresentano anche l'Italia nel mondo, cioè portano delle medaglie, insomma, ma forse sono altri gli sprechi. Ma come le medaglie non si vive, negli altri paesi non ci sono gli atleti di Stato, soltanto dove ci sono le dittature, mi spiego, il comunismo, il fascismo. Grazie Sergio, buona giornata. Chiarissimo, è una cosa, negli chiarissimo. Altri paesi, grazie Sergio. Non ci sono, non esiste. Grazie Sergio, buona giornata, chiarissimo. Tra l'altro c'era la TV alta, quindi avevamo un ritorno un po' fastidioso. Grazie, ricordatevi sempre il telefono di abbassare la televisione, sennò poi ci confondiamo. E... bene, dato interessante, però non credo che siano insomma, tutti gli sprechi dei rappresentanti dello Stato anche nel... C'è una bella ricerca della SOSE che hanno presentato recentemente, che è quella struttura dell'Agenzia Entrate Nazionale, che individua quanto incidono i livelli istituzionali dello Stato nel debito pubblico. Province e regioni incidono sì e no per il 18%, significa che la differenza sta a Roma. Esatto. E allora questo signore che interveniva ha perfettamente ragione, perché quando parliamo di vendita delle macchine blu dovremmo chiederci chi le può acquistare, più che chi le vende. Cioè? Chi ha la potenzialità di acquistare macchine blu e a chi andrà? Quanto incide in un bilancio dello Stato la vendita delle macchine blu? È un segnale ideologico oppure incide veramente? Perché? Però non ci abbiamo fatto delle battaglie sane anche su questa di mesi, no? Almeno una volta si vede un segnale, anche quello, no? È indubbio un segnale contro tendenza, e qualunque segnale che porti risparmio va valutato positivamente. Però io sottolineo l'aspetto relativo al Senato. Lei prima accettava il Senato. Io non sono d'accordo che togliere il Senato nel momento in cui toglie livelli di democrazia sia la strada giusta. Perché si rischia che la proposta di togliere il Senato e quindi mantenere solamente come livello di democrazia il Parlamento, oppure democrazia diretta che è l'elezione, venga visto come un tentativo di riduzione di spesa pubblica, ma di fatto toglie democrazia allo Stato. Allora, condivido una riforma istituzionale complessiva, costituzionale complessiva, nel momento in cui mi si decentra, magari a livello territoriale, come era nel periodo piemontese, una sorta di Parlamento delle regioni. Però togliere un livello di democrazia solo per dire porto via 490 milioni di euro su scala nazionale, dove il bilancio dello Stato supera i 270 miliardi, ma di che cosa stiamo parlando? È come dire che bisogna ridurre la percentuale dell'IRAP per la sanità pubblica in Veneto per 100 milioni. Ma sapete quant'è il valore della sanità pubblica in Veneto, pubblica e sociale? Ridicolo, insomma. Incide 9 miliardi e mezzo, certo, su 13 del bilancio, certo, regionale. Certo. Cioè, capiamoci, questi sono valori che la gente può individuare come... Però dobbiamo guardarli in proporzione al valore del bilancio. Bene, allora non sparisce, in teoria sarà una rappresentanza, come diceva lei, delle regioni, magari dei sindaci delle città principali, però forse da quel punto possiamo limitare i costi, che tra l'altro, ricordo, dovessero essere questi mezzo miliardo, anche se a volte poi si dice di più tra affitti, stipendi e via dicendo, sarebbero quelli chiesti dal Presidente Zaia per l'intervento dopo l'ultimo alluvione, no? Per intenderci, quello dell'inizio di febbraio, quei 400, quasi 500 milioni che ci servirebbero per sistemare le tante strade dissestate e via dicendo. Quindi stiamo eliminando un livello, o arriveremo a eliminare un livello di burocrazia, di democrazia o di burocrazia? Perché poi si dice il bicameralismo perfetto, le due camere fanno la stessa cosa, insomma, cambia una virgola e il testo fa avanti e indietro, la navetta famosa. E qui si gioca tutto Renzi, perché adesso bisogna vedere se passa il Senato, se riescono a eliminarlo il Senato, se possono modificarlo, perché c'è stato un accordo politico intanto per non andare a votare. Invece un popolo dovrebbe avere le leggi per andare a votare anche domani mattina. Invece così abbiamo una legge per la Camera e una legge per il Senato se devo votare domani mattina. Una bestialità, quindi è stato fatto anche ad hoc tutto questo per non andare a votare. Invece un popolo ha diritto ad andare a votare. Quindi lei dice, questa doppia chiave di lettura, il fatto che abbiamo scelto che l'Italicum valga solo per la Camera, è fatto per evitarci il voto. Certo, perché questo loro cercano di rimanere, la casta cerca di rimanere al suo posto e starci più possibile. Quindi figuriamoci se aboliscono il Senato, insomma, questo è arrivato a dire, certo. Se aboliscono il Senato. Allora, aspetti Domenico Dalmo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Con chi parliamo? La signora Zottino Donatella?
Donatella? Sì? Prego, prego. Ecco, io volevo solo chiedere, parlano di aumentare chi che lavora? Mm. E chi che non lavora in disoccupazione non ha tirato stipendi? Cassa integrazione è già da 5-6 mesi che non la prende? La disoccupazione per fortuna arriva, però ci hanno lasciati a casa tutte le ragazze senza stipendi, non ci hanno dato neanche 5 lire dei soldi che si avanzava. Non si parla mai di queste cose. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Grazie. Riguarda anche i cassi integrati o no? Non riguarda i cassi integrati, guarda, questo riguarda soprattutto chi lavora e questa è una scelta politica molto chiara. Eh sì, è una scelta politica molto molto chiara. Perché? Cosa vuol dire una scelta politica o di campo, come dice Dal Bono? Allora, le tasse più odiose in Italia sono l'IMU, l'IRAP e la tassa della televisione. Queste sono le più odiose. No? Allora, sull'IRAP vai a penalizzare chi ha più lavoratori e le aziende che sono in difficoltà, no? Perché sugli interessi passivi. Ma può essere uno Stato che penalizza chi ha più lavoratori e chi è in difficoltà? È assurdo. Allora dobbiamo andare a aiutare quelli per continuare a creare nuovi posti di lavoro. Perché se li aiutiamo, creiamo nuovi posti di lavoro, altrimenti le aziende le chiudiamo. Allora, i lavoratori dipendenti fissi avranno un 1000 euro in più all'anno, però non, secondo me posti di lavoro non si creeranno. Posti di lavoro non si creeranno. Castellani, aspetti, riepiloghiamo solo un attimo il piano Renzi perché sia ancora chiaro. Allora, 7 miliardi intanto che andranno a finanziare sono i tagli della spending review ancora, no? Quelli che aspettiamo da tempo, che sono calendarizzati, sono arrivati, ma in parte poco soddisfacente. 7 miliardi di spending review, la cifra espressa da Renzi come obiettivo per il 2014. Il piano sarà presentato poi tra 15 giorni. 10 milioni da oggi al 30 aprile saranno stabiliti i decreti attuativi delle misure per il taglio del cuneo fiscale per 10 milioni di italiani, quello che dicevamo prima, certo. Copertura da 10 miliardi. 3,5 miliardi dal 1 aprile parte l'unità di missione per le scuole a Palazzo Chigi, cioè l'unità di crisi, il nucleo sarà lì per poi stabilire appunto gli interventi, ristrutturazione di edifici scolastici. Poi le famose 100 auto blu già all'asta a partire dal 26 marzo, qualcuno voleva, anzi Renzi ha detto che vorrebbe anche far sapere a chi l'acquista chi le ha usate prima, insomma vabbè, sarebbe curioso sapere quale auto blu di quale ministro vi piacerebbe. Comunque al di là di questo, 100.000 posti di lavoro nuovi per quanto riguarda i ricercatori, anche questo è un dato che ha snocciolato e sottolineato più volte, ci saranno 600 milioni di credito d'imposta per i ricercatori e andare a creare questi 100.000 posti di lavoro in più per loro. 4,5 miliardi fondi europei e al dissesto idrogeologico, saranno bloccati 3 miliardi di fondi europei, Renzi ha annunciato dal 1 aprile due unità di missioni per spendere 1,5 miliardi già stanziati per contrastare poi il dissesto idrogeologico, che è tema a noi molto caro. Ricorderete anche lo stesso governatore Zaia andò da Renzi a ricordare questa cosa nei giorni subito dopo l'ultima ondata di maltempo pesante nella nostra regione inizio febbraio. C'è un'altra telefonata, la sentiamo prima di chiudere gli ultimi commenti. Pronto? Sì, salve, sono Daniele Ragazzo. Prego Daniele. E niente, devo dire che secondo me queste cose che stanno facendo il governo servono ben poco, come minimo direi che ci vorrebbero 500 euro in più al mese per venire fuori, diciamo, per compensare questi stipendi europei e dalla crisi. So che è un po' un'utopia, però questa è la realtà dei fatti. Daniele, le chiedo una cosa. Mi sente, sì. Daniele, per esempio lei rientra in questa fascia, ha già fatto i suoi calcoli, questa fascia sotto fino a 25.000 euro lordi, insomma i 1.500 euro netti al mese, questa sono i confini. Rientra in questa fascia, glielo possiamo chiedere? No, rientro, ma questo non è il problema, non è che 80 euro mi cambiano la vita, capito? Cioè. Il problema è che come pensare con le tasse in arrivo in aumento, con tutte le tasse in arrivo in aumento, sono belli che bruciati, qui sono lì, capito? Cioè, è come dire, io ti do una mano per lui, ti riprendo come sempre. Cioè, il suo primo pensiero, perché poi è fondamentale, è andare a mangiare una pizza una volta con gli amici, con la famiglia in più, oppure tenerseli quei soldi? Perché poi quello è il dato fondamentale, no? No, ma come le dicevo, i soldi, o che vada a mangiare una pizza, o che devo pagare le tasse, se le mando tutte, capito? No, non
cambia nulla per vedere una reale differenza. Ci vorrebbero come minimo 500 euro più al mese. Chiaro. Grazie Daniele, buona giornata. Grazie. Anche perché aumenta l'IRPEF regionale e comunale. Cioè, sì, per compensare. Cioè, per compensare, cioè dal primo, di marzo aumenta l'IRPEF regionale e comunale, quindi non è che sia che arrivano i 1000 euro. Ora di tasi arrivano, si dice che i sindaci agiranno. Arrivano molto meno. All'aumento anche sulla tassa da casa. L'elenco che lei ha fatto sono tutti quanti interventi di carattere congiunturale. Allora, vogliamo renderci conto che questa è una crisi strutturale? Certo. Cioè non cambierà la condizione fra 2, 3, 4 anni, perché no. Ci sono economie, permette, in Italia che stanno andando bene, certo. L'area dell'e-commerce, dello sviluppo, del digitale, hanno crescite al 22% e trovano investitori, certo. Allora è l'economia storica che ha grosse difficoltà, le nuove generazioni, e su questo Renzi ci sta dando una mano con l'impianto complessivo, dovranno orientarsi in quella logica, le competenze trasversali che in passato si diceva l'inglese digitale, è normale, andremo verso quella indicazione. Qual è la grande differenza oggi? È che purtroppo a livello territoriale non ci sono più risorse. La realtà nei comuni, nelle province, c'è una grossa immensa difficoltà a rintracciare risorse. Vogliamo togliere sto patto di stabilità oppure continuiamo a mantenerlo per una sorta di controequilibrio col Sud Italia attraverso quel fondo, che è il fondo Robin Hood, che è il fondo perequativo? No, lasciamo andare, lasciate il Veneto libero, lasciate le imprese libere, perché le mie imprese, se non avessero quei vincoli che gli vengono imposti a livello nazionale, rialzerebbero l'Italia. E quindi Renzi, se sta tagliando le tappe, mi auguro che arriverà il punto in cui libererà risorse, ma per liberare risorse alle nostre imprese basta togliere burocrazia. I nostri imprenditori, i miei iscritti, sanno fare imprese meglio di qualsiasi altro in Italia, certo. E lo stanno dimostrando, perché riescono a sopravvivere a una crisi che è dal 2007 che è iniziata. In nessun'altra parte del mondo, guardiamo gli Stati Uniti, c'è stata un'iniezione di risorse pubbliche per compensare la capacità imprenditoriale delle imprese, da noi non c'è stato nulla di invece questo. Qua si riesce lo stesso, le dice questo concetto. No, stanno reggendo, però non so per quanto reggeranno ancora in queste condizioni. Questo è il dramma. Dobbiamo lasciare libera l'economia. L'economia si adatterà alle richieste del mercato e lo stanno già facendo in alcuni settori. Non è che si stanno fermando, nonostante siamo in caduta libera. Però ribadisco, lo Stato diventa partner dello sviluppo economico dell'impresa. Come, se mi permettete, le banche dovrebbero essere non solo creditori di impresa o finanziari, devono essere partner, devono rischiare nel progetto di impresa, e da boh che ha una grande realtà. Questa è la strada. Sai che stamattina, tra l'altro, sentivo i dati, c'è qualche banca che cresce dal 3 al 6%, insomma, più istituti bancari, questa mattina, questa è la reazione. Sì, sul risparmio. In questo momento risparmiamo di più anche in periodo di crisi. Abbiamo più depositi. Ma vede, è questo. Perché poi il concetto, scusi Castellani, che diceva Daniele da casa, cioè io se quei soldi ce li ho, tanto già vanno in fumo, ma comunque non metto a spenderli. Esatto. Perché questa è la paura poi reale, esatto. Cosa che invece dava per scontata Renzi. Vediamo la prova dei fatti. Vi fermo un secondo, c'è un'altra telefonata, poi torniamo da lei. Pronto? Con chi parliamo, da dove? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Roberto, da Venezia. Prego Roberto, via. Anzi, più precisamente da Milano, in provincia di Venezia. Bene. Ma io vorrei capire bene una cosa, ma questa gente si rende conto di come siamo realmente messi in Italia? Intanto, punto primo, un errore che è stato fatto qualche decennio fa, il parificare gli stipendi tra l'apprendista e l'operaio specializzato. Anni fa, tra l'apprendista e il manovale c'era una differenza di stipendio, così come dal manovale all'operaio specializzato. Con il sindacato che ha fatto i danni più grossi possibili, immaginabili in questo paese, hanno voluto pareggiare il conto. Là ci potrebbe essere un grande risparmio, soprattutto per le imprese. Se io prendo l'apprendista, lo prendo a sé, prendiamo al valore di oggi con un operaio specializzato, arriva se gli va bene a 1200 euro nell'edilizia, io sono un operaio edile, 49 anni da 5 anni disoccupato, fate un po' il conto di come sto vivendo. Comunque questo è un altro argomento. Prendiamo l'ora di oggi, un operaio specializzato,
1200 euro, mettiamo l'apprendista a 500 euro. Il manovale poi, quando l'apprendista diventa manovale, portiamolo a 1000 euro. L'operaio di secondo livello, portiamolo a 1400 e l'operaio di terzo livello specializzato a 1800-1900. Vedete che intanto l'interesse per chi entra nel lavoro, l'interesse sarà maggiore a migliorare se stesso nel lavoro e l'imprenditore ne avrà anche un enorme guadagno, un enorme risparmio già su questo. Se poi a questo aggiungiamo anche di la detassazione all'impresa, perché so benissimo, pur da dipendente, so benissimo che le imprese oggi sono tartassate, se togliamo anche una parte di quella tassazione, il gioco è fatto. Grazie Roberto, grazie, buona giornata. Ma visto che arriva, se mi permette, sì, le chiedo velocissimo però, sì, ai suoi ospiti, se è possibile, nei limiti del possibile, purtroppo, io ho lasciato il mio numero alla segreteria, se mi possono richiamare e darmi la possibilità di ritrovare un posto di lavoro, io sono sepolto in un mare di merda, non vi dico altro. Grazie signori e buongiorno. Roberto, grazie, un grande abbraccio, un grande abbraccio. Do una risposta immediata a questo signore. Noi come Confartigianato abbiamo messo in piedi un servizio che è SOS Impresa. Siccome non stiamo parlando solo di imprese, ma stiamo parlando di persone, e noi ne abbiamo testimonianza perché abbiamo 22 soci nostri che li chiamiamo tessere d'oro, che non ci sono più. Pregherei di chiamare una Confartigianato sua territoriale, se è a Dolo chiami pure quella di Dolo o di Venezia e poi si mette in contatto, perché per noi prima di salvare imprese cerchiamo di salvare persone. Questo signore, tessere d'oro cosa questa, significa? Queste tessere d'oro sono persone che non ci sono più e di con tutte le relative chi famiglie. Ha scelto chiaramente e che noi, la nostra è una, la Confartigianato è una grande famiglia, questa è la prima famiglia per qualcuno, e quando noi diciamo di aiutare queste persone mettiamo in evidenza un aspetto che è importantissimo. Questo signore qua continua a sottolineare, lo sottolinea bene, che il lavoro in Italia è concepito come un diritto. Non è più così. Il lavoro è prima di tutto un valore, poi è un dovere e solo alla fine diventa un diritto. Se la logica con cui noi gestiamo il rapporto di lavoro continua a essere uno scontro tra rappresentanze ideologiche di sinistra, di destra o di centro, non riusciremo mai, perché il resto del mondo ha posto al centro la persona come valore e come dovere, e poi è diritto. Oggi il vero diritto è la sopravvivenza. Cioè non è il posto di lavoro deve dare sopravvivenza alle imprese, quindi se non finanzio interventi che mi fa sopravvivere le imprese, non posso arrogarmi il diritto di avere un posto di lavoro. Aspetti Castellari, una cosa, diciamo a Roberto che ci scriveva, abbiamo tenuto, che ci parlava al telefono, abbiamo tenuto il numero di telefono, si ricordi anche che ogni giovedì proprio a Focus noi abbiamo le storie vere di chi è in difficoltà, quindi se ha piacere insomma di venire a raccontarla già a partire da questa sera in studio con il direttore Luigi Baccialli, porte aperte chiaramente. Domenico Dalbo, ho visto che alluiva molto a questo aspetto che sottolineava Roberto, cioè quando le ha detto Renzi ha fatto una scelta di campo, ha preso i lavoratori che ci sono già, okay, e che sono a tempo indeterminato e li ha premiati giustamente. Abbiamo tutta una serie di altri lavoratori, partite IVA, pensionati eccetera, che a questa spedizione non sono entrati. Per noi il primo posto viene la possibilità di dare un posto di lavoro a tutti. Per dare un posto di lavoro a tutti dobbiamo agire sulle partite IVA e sulle imprese. Dobbiamo andare in quel verso là, altrimenti non diamo posto di lavoro, perché questo signore che manca il posto di lavoro, se gli diamo un posto di lavoro da 1300 euro non gli servono gli 80 euro che gli ha dato Renzi. Non gli servono. Allora noi lottiamo per dargli un posto di lavoro. Però mi ha colpito molto quello che diceva Castellari prima, e chiudiamo perché siamo già fuori ovviamente. Se io, cioè in questo momento quello che stiamo raccontando storicamente è che la produzione c'è, magari può anche aumentare, ma serviranno meno persone. Di questo, da questo punto di vista lei cosa dice? Sì, può esserci anche questo rischio, ma noi dobbiamo togliere l'IRAP se vogliamo salvare le nostre imprese, perché vuol dire altrimenti penalizziamo le aziende che hanno i posti di lavoro e che sono in difficoltà. Vogliamo salvarle? Dobbiamo togliere l'IRAP, manteniamo più posti di lavoro e salviamo le nostre aziende, altrimenti le chiudiamo. Certo. Non c'è possibilità.
Grazie, è chiaro. Grazie Domenico Dalbò, dunque, e grazie anche a Mirko Castella del Confartigianato, a voi per averci seguito con Linea Diretta che torna domani alle 13.15. Come sapete, visto che citavamo i pensionati prima e quel signore ci chiedeva da casa, sapete quanto è l'aumento per esempio per me, lo diciamo ogni giovedì, perché di solito giovedì è la puntata dedicata alla CGIL che qui dà risposte concrete. Quindi ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie e buona giornata.